Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Toxic Gamer 88. Oggi siamo di nuovo qui con Daylight. Allora, riprendiamo subito da dove ci eravamo lasciati, in cerca del dottor Zir. Ho disabilitato finalmente l'effetto sgranato, ma questa volta definitivamente. Allora, qui c'erano due. Mamma mia. Uno è fatto fuori. Si deve disabilitare ogni singola volta. Mamma mia, che noia. Dov'è? C'è un coglione, si è ucciso da solo, grazie. Per me va benissimo. Mamma mia, adesso sembra un gioco vero, mamma mia. Guarda quello, quella ha la testa. No, però c'è. Sì, Te la sei cercata. ma non lo vedo. Scusate, voi lo vedete? Facciamo così. Un po' di stealth, un pochettino però. Dai, Fuori uno. Fuori due. Ecco come si gioca, ragazzi. Allora, la carabina non la prendo più perché munizioni ce l'ho anche piene. Che non credo che si rompa quest'arma. Io ne ho prese tantissimo. Poi vediamo. Posso perquisire? No. Ma comunque. Adesso si vede dannatamente meglio. Un attimo che sistema il microfono. Dovreste sentirmi anche meglio. Dammi tutto. Esploriamo così. Questa è uguale alla nostra. Il geppino. Vediamo cosa troviamo. Ok, mi dia qua, grazie. È più forte della nostra o no? No, è uguale. Andiamo avanti veloci. Abbiamo perso troppo sto tempo. Quindi, vediamo dove andare. Sentite un rumore. Piano. Bello. Da lontano facevo headshot e tutte cose. Adesso qui mi sono perso. Dove sei? Devi uscire. Ok, fatto. Da lontano mi viene più facile. Non so il perché. No, dai, ho sbagliato tasto. Gli ho dato una pedata, poverino. Cose assurde. Ok. Qui ce n'è tre. Oh, cazzo. Beccati questo! Sì, adesso lo siamo anche te di soccorso. Sapete come non voglio morire. Dove sono? Beh, devo procedere per forza lentamente ed è bruttissimo. Ok, morto, ricarico. La seccatura è la vita, perché se... Pensi di essere È uno veloce? di quei pochi giochi dove non si ricarica la salute. E questa è una cosa bellissima. Finalmente, dopo tantissimo tempo. Sì, ma dove sei? Stiamo a fare giro giro tondo. Ok. Cioè, dovrò fare giro giro tondo. Mamma mia, non ha capito niente quello. Cioè, voi vi immaginate entrate da qualche parte all'improvviso per uccidere e c'è uno dietro di voi, si gira e vi one shotta. Ok, qua c'è il dottore. Chi è? Chi va là? Si calmi, dottore, sono io. Crane, grazie al cielo. Ascolti, è importante. La mia vita è in pericolo, questo è chiaro. Ma la mia ricerca non deve morire con me. Se la caverà, dottore, ma ora devo tirarla fuori di qui, quindi abbassi la voce, per favore. Oh, sì, va bene. Ma capisce, la mia ricerca deve arrivare al dottor Camden. Ecco perché ho dato i pacchetti a Jade. So che aveva detto che li avrebbe consegnati lei, ma Jade era lì e il tempo stringeva. Dottore. Cosa è successo? Non... Ah, ecco.
Ci hanno inculato i ragazzi. È così? Basta un po' di falsa speranza per far parlare il buon dottore. Trovami Scorpion a tutti i costi. Con piacere. E questi due? Cosa ne facciamo? Non la troverete mai. Mai. E io non parlerò mai. Non avrete niente. Non ho bisogno che lei parli, dottore. Voglio impedire che lei scappi. Sadico bastardo, è solo un vecchio! Soccorrete il dottore. E portate Crane nell'arena. Ok. Visto che tutto era un bluff, adesso dobbiamo vedere che cosa è quest'arena. Però alcune azioni sono state bellissime, altre proprio no. Cioè, mille colpi a 3 metri di distanza non lo prendevo. Da chilometri, nessun problema. Tiratelo su. Oh cazzo, dottore. Sei arrivato tra noi come una serpe nell'erba, Crane. In una città di bugie, tu sei la più grande di tutte. Cosa stai parlando? Risponde, figlio di puttana! Sì, perdi il controllo. Del resto è quello che riesce meglio a voi americani. Sei io! Niente male. Vabbè, è facile col fucile. È molto più semplice. Rimuovete i cadaveri. Lasciate Crane. Sì, signore. Sì, ma non ho capito perché si chiama arena. Dov'è il pubblico? Dove c'è un avversario? Che cazzo devo fare? Me lo spiegate? Dai. Non mi dite... Ah, ecco il pubblico, l'abbiamo trovato. Allora. Oh cazzo. Sì, ma cosa devo fare? Sopravvivere. Bellissimo, ragazzi, che avevo tutto e che adesso non ho niente. Però le munizioni me le hanno lasciate, per fortuna. Questa cosa mi interessa. Non posso fare niente, quindi ci dovremmo fare affidamento soltanto sulle mie capacità di sopravvivenza. Così, allora un attimino, facciamo così. Innanzitutto ci servono delle armi, petardi. Barra, coltelli fai da te. Vediamo se riesco, li devo atterrare tutti. Venite. Ok, fuori un bel po'. Ah sì, mamma mia, pedata di quella da panico. Ok. Allora, rieccoci un attimo che ho un punto di abilità da spendere. Lo spendiamo subitissimo. E prendiamo robustezza 2. Che significa che il mio corpo diventa più atletico man mano. Ed è... Vabbè, mi sono confuso. Più diventiamo atletici, più diventiamo robusti. Eccoci. Ecco la spiegation. Così, ah. Okay. Certo che una gamba da tavolo che fa quasi quanto un fucile non si mai. Ok, credo che sono tutti morti. Presto molti sapranno delle tue imprese. Peccato che sarai già un cadavere. È la prima volta che provi a controllare il tuo destino, Crane. Temo che sia troppo tardi. Niente male per un condannato a morte. Ok, adesso cosa succede? Allora, un attimo che, onde evitare problemi, mi sistemo. Questa non la utilizzo perché se è quella che penso io, vabbè. Mi dia di nuovo il tubo del gas. Però questo è rotto, vediamo. Ok, diciamo che va bene così. Raccogli il macete. E cosa dobbiamo fare? Di
sicuro ci sarà qualcosa di cattivissimo là dentro. Vediamo. Anche a me dalla parte con gli zambetti la taglio perché sono noiosi. Che cazzo è sto coso? Boss fight finalmente. Sì, ma non ho... Un attimo, un po' di strategia, sì. Devo capire che oh cazzo. Beh, c'è un modo per fregarlo. Vieni, passa qui. Dai, esplodi. Mamma mia, non gli ho fatto un cazzo, ragazzi. Ok. Sì, non gli ho fatto un cazzo. Ok, sta morendo. Stiamo morendo pure noi. Un attimo, cazzo, di nuovo gli zombetti. Via. Un po' il macete. Alle gambe. Ok, arma potentissima. Ok, abbiamo eliminato quelli piccoli, adesso c'è lui che sta morendo. Vai, facciamo così. L'importante è farlo sbattere qui. Vai, vieni. Eccolo qui, forse l'ultimo colpo. Ok, colpisce. Ok, è morto, vai. Piccone antico. Ok, sto morendo pure io. Non ora. Sei infetto, sei soggetto ad attacchi epilettici. Hai fatto davvero divertire i miei uomini. Peccato che sarà la tua unica esibizione. Servirà soltanto a ritardare l'inevitabile. Ma fanne buon uso. E non dire che non ti ho mai dato niente, Crane. Ok, finito. Ok, datemi il kit. Le tue capacità non mi sorprendono più, Crane. Il GRE seleziona bene i suoi agenti. Cazzo. Abbassate la piattaforma. Getta l'arma. Il caos, Crane. Il caos è l'unico vero ordine delle cose. È pura follia fare finta che non sia così. Permettimi di dimostrartelo. Basam, mi senti? Forte e chiaro. Pubblica il file. Subito, signore. Ed ecco fatto. Inviato. Cazzo. Hai appena condannato migliaia di innocenti. Ecco cosa cazzo ti porterà il tuo caos! Non sai cosa c'era in quel file, vero Crane? Questo conferma la mia teoria. Il GRE vuole usare il virus come arma, non curarlo. Per loro conta solo il profitto, non le vite umane. E seguendo le loro regole e leggi, sei diventato la loro scimmietta maestrata. Sei patetico. Va bene. Ammazzatelo. Dottore, forza, andiamocene da qui. Crane, salva queste persone.
Non meritano tutto questo. Oh, dammi quella torcia. Crane! Cosa aspettate voi, imbecilli? Sparategli! Mi spiace, dottore. Sei morto. Allora, fuga, tipo velocissimi, dopo millemila ore di filmato. Via. Devo trovare un posto per salvare, così non lo trovo. Io intanto fuggo così. Ho fatto millemila chilometri. Vai, corri. Cazzo. Sì, però muoviti, cazzo. Dai. Merda. Ci è mancato poco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quasi. Andiamo qui. Dovremmo essere al sicuro, forse. Cazzo. Cazzo, un attimo, merda. Sì, ma non posso salire, cazzo. Sì, io come cazzo faccio a uscire, porca troia. Vabbè, sono morto. Beh, non dicono un cazzo come minchia si esce. Altri 1600 punti persi. Dove minchia si fugge in questo posto di qua? Un attimo, c'era un posto per uscire? No. Vai, cazzo. Cioè, di nuovo, affanculo. Già mi hanno rotto i coglioni, testa di cazzo. Beh, stavolta mi ha portato più avanti, quindi credo che sia finito. Accidenti! Non è vero. Via. Io mi butto. Ok, credo che sia finita. Non vedo un cazzo. Via, noi fuggiamo. Perché ho la torcia ancora accesa. Quindi verrà un video lunghissimo, pieno di millemila tagli. Però vabbè, non mi interessa. Via. Attenzione. Cioè, non so dove sto andando. Sto seguendo soltanto il puntino senza guardare la strada. Eccolo. Scendi. E ancora non salva. Da qui non posso uscire, che cazzo. Allora, vediamo se possiamo aprire qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Millemila ore di fughe e di combattimenti inutili che taglierò per forza, ma alla fine ce l'abbiamo. Oddio, ti prego. Oh, non ora! Di nuovo gli attacchi, ma a noi non ci interessa. Sì, però correre alla torre no. Posso salvare, posso terminare il video. Quindi ragazzi, ci vediamo col prossimo video. Ricordatevi di commentare, lasciare anche un bel mi piace. E se le serie vi piacciono e le volete seguire, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.